Buongiorno a tutti, come state? Bentornati nel mio canale con un nuovo video. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Maria e in questo momento non sono in camera mia, ma sono in camera di mio fratello. E sì, ho un fratello e una sorella più grande. Comunque, ho deciso di farvi vedere il mio armadio di equitazione dove sperciamo già un po'. Trinco tutte le cose da cavallo. E adesso cambio la posizione del telefono e ve le faccio vedere tutte perché sono tante cose, quindi dobbiamo anche muoverci. Allora, per iniziare, questo armadio è fatto così. Me l'ha comprato mio papà all'IKEA, che mi aveva fatto come regalo di Natale, se non erro. E sopra, questo qua non so cosa sia, questo è un cassone grande che uso per quando vado in concorso, metto tutte le cose lì dentro. E qui dietro c'è la mia vecchia cassettina che usavo e che ora non uso più. Una volta aperto, l'armadio si suddivide così. C'è un'asta con tutte le cose. Ci sono due piani. Allora, incominciamo da qua sopra. Allora, incominciamo. Non mi ricordo neanche bene io che cosa c'è qua dentro. E diciamo che qua ci sono le cose di scorta o comunque cose che non riesco a tenere in maneggio. Ma perché c'è sto riflesso? Un po' meglio. Riprendiamo. Allora, queste sono tutte cose che utilizzo in concorso. Qua c'è la mia giacca da concorso, si utilizza nel periodo invernale e questa qua in realtà non la uso più perché ne ho comprata una nuova. E questa qua è quella della Decathlon, della Fuganza. La lasciamo così, poi sistemerò dopo. Poi qua, cos'ho? Ah sì, questi qua sono i pantaloni bianchi da gara, che non utilizzo più perché anche questi qua sono della Decathlon e anche perché non li uso più, anche perché sono molto molto pesanti, cioè pesantissimi e per me erano anche molto molto scomodi, però per le prime garette va benissimo, ecco. Poi altra sacchetta, ci sono le maglie che si utilizzano in concorso. Ma queste qua le ho messe separatamente perché vorrei usarle il meno possibile e anche queste qua sono della Decathlon. Perché di magliette ho fatto un'altra, diciamo, divisione e queste qua, anche queste qua per da usare in concorso e sono, diciamo, le mie magliette preferite. Se volete ve le faccio vedere. Ok, adesso vi faccio vedere le magliette. Allora, la prima maglietta che abbiamo qua è questa qua, semplicissima, con il colletto alla coreana, se si chiama così. Spero di sì. Dentro è rosa, la fotocamera non rende forse pochissimo. E di la marca Tarros, presa con un codice sconto che avevo vinto 2 concorsi fa, se non sbaglio. Le scuderie della Malaspina. Poi ho queste due magliette Fuganza semplicissime, molto molto leggere, ma questa è bianca e questa è blu. Ah, ne avevo presa un'altra bianca. Come ultima maglietta è la Polo del mio maneggio. Infatti qua, come vedete, al contrario, ma vabbè, c'è il logo del mio maneggio, semplicissima. Ok, prossima sacca, giuro che poi ce n'è ancora una e poi è finita. C'ho la giacca nuova da concorso dell'Equestro. Sì, dell'Equestro, ve la faccio vedere. Comprata l'anno scorso a Fiera Cavalli Verona. Nera, semplice, col logo qua Equestro. Semplicissima, era anche un buono sconto, quindi me ne sono approfittata e l'ho comprata. E come ultima sacca abbiamo i pantaloni che utilizzo e abbiamo
un pantalone Embrice's. Se vi ricordate, quando ho fatto i campionati regionali, che sono arrivata a terza, e se non avete ancora visto, andate a vedere che è il primissimo video che ho fatto, ho vinto un buono appunto di questa marca e io ho deciso di prendere i pantaloni. Ne abbiamo un paio della Cavalleria Toscana, semplice, ce la posso fare, il logo piccolino qui e il grip tutto il logo della Cavalleria Toscana. L'ultimo pantalone è un pantalone semplicissimo dell'Equestro, che in realtà è... non so quanto li userò, perché mi sono accorta dopo che sono un po' trasparenti, quindi vabbè. Ok, andando avanti, ho finito tutte le buste, cioè quindi il reparto che uso in concorso, l'abbigliamento. Partiamo a questi sottosella. Questo grigio semplice, blu, questo qua che non so se rende, è un viola tutto glitterato, e in maneggio ce l'ho identico così ma azzurro. Questo qua Bordeaux dell'Equestro, che è stato anche il mio primissimo sottosella. E infine c'ho questo sottosella, che è quello che uso in concorso, che è il sottosella del maneggio. Per il sottosella blu e bordeaux ho anche le loro cuffiette. Ok, vi ho fatto vedere tutta sta parte. No, in realtà non vi ho fatto vedere. Qua c'ho la famosa capezzina che mi si è rotta, che ho spiegato tutto nello scorso video, che ho fatto shopping. Se non avete ancora visto, andatela a vedere. Perché mi si è rotta proprio il gancio qua, me l'ho proprio spaccato. Poi qua abbiamo una semplice capezza blu con il pelo così nella fuganza, e questa qua è una capezza molto molto importante per me, molto particular, perché è la capezza con cui è arrivato Gin Gin in maneggio, e quindi la tengo qua per non rovinarla. Ok ragazze, mi sono appena resa conto che ho registrato tutto il video e è venuta una cosa lunghissima, quindi ho deciso che farò due video separati. Quindi questo primo video si conclude qua. Se questo video ti è piaciuto, lascia un bel pollicino in su, iscriviti al canale e mi raccomando, se ti va, seguimi su Instagram, mi chiamo mariabussino_basso, e scrivetemi qui sotto nei commenti qualche consiglio su che video fare, che cosa vorreste vedere all'interno del mio canale. E noi ci vediamo al prossimo video, che sarà la parte 2 di questo video che avete iniziato oggi. Quindi vi lancio un bel bacione e noi ci vediamo, un bel video! Ciao!